approfitto di questa passeggiata e mi sto riprendendo con la GoPro Hero 12 intanto, perché ultimamente è stata presentata una nuova macchina Action Cam, e dalle immagini che abbiamo visto in rete direi che è una gemella della GoPro, perché sia i pulsanti sia il disegno generale ricordano tantissimo la GoPro. Sto parlando della nuova Ace Pro. L'unica differenza, a parte la dimensione del sensore che è più grande rispetto alla GoPro, è lo schermo posteriore che si ribalta e quindi permette, in casi come quello che sto affrontando io, cioè dire di riprendere se stessi, permette di vedersi anziché dallo schermetto anteriore come avviene appunto con la GoPro o con la Osmo Action 4, con uno schermo che è quello posteriore, che è più grande chiaramente. Poi hanno aggiunto con il software dell'intelligenza artificiale, ormai non ne possiamo fare più a meno, hanno aggiunto la possibilità di comandare la macchina con i gesti, per cui si possono scattare foto oppure riprendere dei video semplicemente facendo dei gesti con la mano, e va bene. Poi c'ha altre caratteristiche che riguardano più che altro il montaggio dei video, cioè dire la possibilità di interrompere un video, quindi metterlo quasi in pausa, quindi cambiare l'inquadratura, poi riprendere la registrazione e avremo già in un'unica clip le diverse scene riprese, a prescindere poi da quello che si voglia fare eventualmente in fase di montaggio. Altri parametri particolari di questa macchina non credo che ce ne siano di così importanti. Ho visto già in rete diversi video di comparazione tra la GoPro Hero 12 e questa macchina, la Ace Pro, e ci sono delle differenze per quanto riguarda la colorimetria, differenze certamente più notevoli per quanto riguarda le riprese in scarsa luminosità, perché sappiamo che tutte le action cam, per via anche del sensore troppo piccolo, soffrono di questo problema, e pare che invece questa Ace Pro abbia delle possibilità migliori rispetto alla GoPro e anche alla DJI, per cui questo è un vantaggio. Il prezzo purtroppo è abbastanza elevato, perché supera abbondantemente i 400 euro. Se poi si vogliono acquistare anche i piccoli accessori che consentono di tenere la macchina e collegarla eccetera, il prezzo arriva anche oltre i 500 euro, quindi c'è da considerare anche questo. Nel panorama delle action cam per adesso questo è forse il top dal punto di vista del sensore. Io credo che forse valga la pena attendere piuttosto che comprare immediatamente oggi una videocamera, perché siamo vicini alla possibilità di avere su queste piccole macchinette un sensore da un pollice, che sarebbe un bel passo avanti. Ricordo che quello della Ace Pro arriva a 1 su 1.3, mentre quello della GoPro che mi sta riprendendo è 1 su 1.9. Quindi un sensore più grande favorisce la resa nelle basse luci soprattutto, e niente, questo è al momento lo stato dell'arte delle action cam. Teniamo presente che questa Insta Ace Pro è dotata anche di una custodia subacquea, perché senza potrebbe andare fino a 10 metri come la GoPro, con la custodia naturalmente può arrivare credo a 60 metri, e pertanto abbiamo la possibilità di utilizzarla anche in immersione.